Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul, ne approfitto che sono tornata a casa dal lavoro e Nicola non è ancora arrivato per girarvi questo video perché ho qua ancora la borsona con tutti gli acquisti, almeno poi posso metterli via. E stiamo parlando degli acquisti fatti da Tigotà. Ho ceduto alle offerte del volantino, c'erano un sacco di offerte interessanti per cui anche se non mi servivano queste cose, sono andata solo per comprare carta igienica e Scottex, che erano le uniche due cose che effettivamente mi servivano, e poi mi sono fatta prendere. C'era il 70% su alcuni prodotti se se ne acquistavano due, quindi acquistavi il primo a prezzo pieno e il secondo ti veniva scontato del 70%. Quindi c'era questo tipo di promozione, più c'erano degli sconti in più per i possessori della Fidelity Card, del 20% su prodotti per casa e bucato, insomma, prevalentemente prodotti per la casa, e 20% per invece prodotti per la cura della persona, due per tipo, se non sbaglio, ce n'erano, più c'era quello per prodotti per gli animali e make-up. Io ho cercato di acquistare cose sia che mi servivano che magari mi incuriosivano per usufruire di questi sconti. Ne ho usati 4, quindi due per la casa e due per la persona, e non ho utilizzato quello del make-up e quello per gli animali. Animali perché in questo momento non ne ho. E make-up perché era tardi, vi dico la verità, ero proprio di fretta. Stavo facendo tardi, quando entri lì dentro ti perdi e quindi anche le ultime cose, che tra l'altro erano le cose che mi interessavano di più, quindi quelle per la cura della persona, in realtà sono quelle che ho scelto più velocemente e di cui infatti non sono super soddisfatta perché non ho fatto delle scelte ponderate, diciamo così, ma ho scelto un po' velocemente perché era veramente tardi e quindi poi il make-up ho lasciato perdere. Avrei voluto riacquistare il correttore Maybelline, l'anti-age, l'instant anti-age, oppure vedere insomma se c'era qualcosa di nuovo, se c'era qualcosa magari anche di carino che insomma poteva servirmi, qualche magari linea biologica. Adesso non sono informata in realtà se da Tigotà c'è qualcosa di interessante da questo punto di vista o meno, sinceramente. Se non sbaglio c'è anche Bourjois, però cioè, non ce l'ho proprio fatta in realtà concentrarmi sul make-up, quindi vabbè, ne ho talmente tanto, mi perdonerete, ma make-up veramente mi esce dalle orecchie. Quindi voglio proprio vedere che cosa mi inventerò quando anche la skincare mi uscirà dalle orecchie, cosa mai acquisterò, non lo so, boh. Perché mi riempio la casa di ogni cosa di cui mi fisso, vabbè. Tornando a noi, io mi vedo un po' rossa nell'anteprima, cioè vedo tutta l'immagine un po' molto satura, molto rossa, non so come mai. Perdonate l'aspetto, sono veramente stanca in questi giorni, sto dormendo poco, quindi ho un sacco di occhiaie, ho una pelle di merda, mi sento proprio molto sbattuta, e quindi vabbè, credo di star covando qualcosina, forse un po' l'influenza, però facciamo le corna perché sono anche in ferie fra poco e non ho voglia di poi passare la settimana. Di solito è così, mi capita così, quando sono in ferie, tac, quella settimana io mi ammalo. Vabbè, allora io qua ho il mio bello scontrino, ho preso praticamente tutte cose in offerta, praticamente, tranne appunto quelle che ho scontato poi. Quindi alla fine tutto il mio scontrino è stato uno sconto. E tra l'altro mi deve arrivare anche il premio, diciamo, dei punti, ma ho potuto prendere solo una cazzata perché avevo pochissimo punti, avevo 300 punti, quindi ho preso dei bicchieri, devo pure dargli 3 euro io, però vabbè, non volevo sprecarli. Allora, prima di farvi vedere gli acquisti fatti appunto da Tigotà, ho due prodottini che non c'entrano niente, ma che ho acquistato all'Iper e quindi li ho ficcati dentro nel sacchetto, vi faccio vedere prima quelli. Prodotti in offerta, tra l'altro Iper alcune volte fa delle ottime ottime offerte proprio sui prodotti beauty, c'erano un sacco di cose in offerta, cose anche che io utilizzo e che mi piacciono ed ero infatti tentatissima. C'erano le maschere Air Food a 3 euro e qualcosa, c'erano gli scrub
E le maschere, quelle all'argilla di L'Oreal, anche quelle a 6 euro, no, forse qualcosa ancora meno. C'era tutta la linea di Omia in offerta, i provenzali. C'erano veramente tantissime offerte, però anche lì ero un po' di fretta perché ero in pausa, dovevo prendermi più che altro da mangiare, quindi mi sono concentrata su cibo. E poi ho visto le maschere in offerta a 1 euro e qualcosa, 1,49 euro se non sbaglio, di solito queste costano un pochettino di più. Quindi ne ho prese due, ho preso questa e un'altra che non so dove cacchio ho ficcato. Ah, in bagno, l'ho lasciata in bagno. Vabbè, comunque un'altra maschera di Garnier Hydra Bomb che mi piacciono molto. Quando vedo le maschere in offerta, anche se ne ho 3 miliardi, le riacquisto perché più ne ho e più dopo meno mi spiace, diciamo, utilizzarle perché se no, insomma, sono fissata, però mi piace avere lì le mie cose, la mia collezione, quindi poi a volte sono quasi titubante nell'utilizzarle o meno, anche se in realtà sono fatte per quello. Vabbè, queste le ho già acquistate, le ho già provate, sono maschere che comunque mi piacciono molto. Per cui se le trovo in offerta le acquisto e ho acquistato appunto questa qua che è quella mattificante, idratante e mattificante, quindi quella diciamo l'ideale per il mio tipo di pelle, l'altra invece era una super idratante che ho appunto lasciato in bagno, vabbè, mi perdonerete. Un'altra cosa molto interessante che ho acquistato, non so nulla, preso perché mi ha incuriosito, è questo prodottino qui. Non so se conoscete questa marca, Eurofarma, se l'avete già vista da qualche altra parte. Praticamente, tra l'altro se cercate in internet, perché poi dopo averlo acquistato io mi sono documentata, ovviamente non prima, dopo, però era un'offerta talmente vantaggiosa perché questo prodottino alla bava di lumaca l'ho pagato 3 euro e qualcosa. Non potevo lasciarlo lì, ho detto vabbè, male che vada, non avrà un buonissimo INCI, non sarà chissà che di eccezionale, magari avrà una percentuale di bava di lumaca bassissima, però è sempre un prodottino che per quello che ho pagato vale comunque la pena di provare. Male non può fare, diciamo, spero. La mia speranza è quella, vabbè. E dicevo, cercando un pochettino in internet informazioni, in realtà non si trova Eurofarma, ma Eufarma, che è un'altra cosa ancora. Infatti io all'inizio avevo guardato velocemente in internet, vedo Eufarma, TV Puri e lo stesso concept, diciamo, di questi prodottini, perché c'era vitamina C, acido ialuronico e bava di lumaca. Vedo le stesse cose, dico, ah, sarà quello, ottimo, bene, anche tante comunque recensioni positive e quindi metto va, bon. E invece non era quello, perché questo è Eurofarma, mentre quell'altro Eufarma con un logo diverso. Però, vabbè, comunque questa linea appunto agli attivi puri, anti-aging, questo è un siero appunto a base di bava di lumaca, come spero possiate vedere. Allora, vi metto anche l'INCI, io ho già visto due o tre cose che, tipo il profumo alla fine dell'INCI, vabbè, a me non dà fastidio il profumo nei prodotti, anzi, in realtà a me piace che profumi, che le cose, che i prodotti abbiano un profumo, preferisco in realtà piuttosto che quelli senza profumazione, però ovviamente quando è il loro profumo naturale. Lo preferisco rispetto ai profumi sintetici. Non ne ho idea, però insomma, già questa cosa qui non è che mi sconfinfere più di tanto, però stiamo comunque parlando di un prodottino veramente economico. Eccolo qui, l'INCI, fate uno stop. E appunto dice che vabbè, parla in generale della linea attivi puri, un po' come. Ce ne sono tanti brand in realtà in questo momento che stanno facendo questi prodotti che chiamano appunto attivi puri perché sono appunto sieri con pochi ingredienti e con un ingrediente principale che è appunto questo attivo, che poi sia puro o meno, insomma. Quindi non è un INCI lungo, però ovviamente la bava di lumaca non è certo al primo posto. Vabbè. Il nostro attivi puri alla bava di lumaca, proprietà idratanti, lenitive, nutrienti e cicatrizzanti. E già lo sapevamo. Principi attivi funzionali per tutte le età e tipi di pelle. Le sue proprietà nutritive e rigeneranti risultano efficaci contro gli insettismi cutanei di uomini e donne. Gli effetti sulla pelle sono evidenti.
l'evidente riduzione delle rughe, dei segni dell'acne, di irritazione, arrossamenti e macchie della pelle. Praticamente fa tutto lui, cioè fa tutto la bava di lumaca, come tante altre cose, come l'acido ialuronico, cioè gli attivi puri effettivamente sono, a me attirano parecchio. E quindi insomma mi sono lasciata un pochettino incantare anche da questa cosa e c'era anche collagene se non sbaglio, sì, forse sì. L'acido ialuronico no, perché ne ho già in casa due. Collagene mi sembrava proprio una cosa un po' più per proprio le pelli un po' più vecchie, diciamo così. Sono stata sulla bava di lumaca che comunque mi interessa, mi ispira come prodotto. È da tanto che cerco prodotti alla bava di lumaca, ma non avevo ancora acquistato nulla. Il fatto di averlo trovato così a 3 euro mi ha convinto, diciamo, ad acquistarlo e a provarlo. All'interno è fatto così. Ecco qui. Tra l'altro il logo qua è molto simile a quello che dell'altro brand Eofarma. Quindi adesso mi viene anche il dubbio. Beh, vabbè, non voglio indagare più di tanto. Comunque è un prodotto molto liquido. Non so se voi riuscite, credo che non riusciate a vederlo, però sembra molto liquido. All'interno vedo anche dei pezzettini di non so che cosa. Bava? Boh. Veramente non credo che voi riusciate a vederlo. No, forse senza. Vabbè, che è liquido, forse sì, però i pezzettini non credo proprio. Vabbè. Comunque 30 ml, si poteva fare e quindi ho voluto provare a prenderlo e vedremo un po' come sarà. Poi, tornando. Cos'è che si è illuminato? Ah, il PC lì dietro che sta lavorando. Tornando al mio bel spesa Tigotà. Allora, lasciando perdere carta igienica e Scottex, che come vi ho detto mi servivano, quindi li ho già messi via e poi ingombravano, quindi non li ho lasciati qua a rompermi le balls in camera, cosa ho preso che c'erano in offerta? Fazzoletti. Nicola raffreddore, mezzo malato, per cui ne sta consumando a bizzeffe. E ho preso due confezioni perché la seconda appunto era scontata del 70%, quindi i fazzoletti comunque si usano sempre. Quindi presi una confezione è integra per farvela vedere, l'altra confezione invece è già nelle mani di Nicola e Dio solo sa che fine farà. Comunque, tra l'altro sono anche comodi, questi sono tenderli, quindi non sono schifosini, cioè sono dei bei fazzoletti. Tra l'altro ci sono due pacchetti gratis, quattro veli, quindi belli resistenti, degli ottimi fazzoletti in offerta. Si può fare. Poi ho preso questo prodotto per il bucato, quindi fogliettini cattura colori per fare il bucato misto, cosa che io faccio, cioè non metto i bianchi, però il colorato non sto a dividere, per esempio, i neri dalle cose colorate, butto tutto assieme e per sicurezza butto questi foglietti, appunto, cattura colori all'interno della lavatrice. Qua abbiamo 32 fogli più 8 in omaggio, anche questo era in offerta a 2 euro e qualcosa. Non vorrei perdere tempo a dirvi tutti i prezzi, però Superfy cattura colori 2,49 euro. Calcolate che di solito lo pagavo 2 euro circa quello con 25 fogli. Questi qua in totale sono 40 fogli, per cui l'ho acquistato, preso subito al volo. Poi ho preso assorbenti, anche questi qua erano in offerta, forse, o forse no, non mi ricordo più. Non lo so, cioè di fatto che costavano pochissimo perché costavano 1,39 euro. Tra l'altro sono quelli anche ottimi, nel senso che sono quelli normali, diciamo, come tipo di come si dice? Assorbenza? Sì, di assorbenza. Non hanno le ali che io odio, sono quelli appunto anatomici. E a me piacciono molto. Tra l'altro c'era il pacco della stessa tipologia, quindi sempre normal come classificazione qua. Sempre senza ali, sempre uguali, però il pacco più piccolo che costava
di più, non so perché. Quindi alla fine ho visto questi e ho preso questi. Spero che non siano quelli spessi, ma che siano quelli sottili. Beh, comunque erano uguali, cioè la scritta qua era identica, costavano di più. Ho detto, ma perché devo prendere quelli che costano di più? E allora ho preso questi qua, un bel paccone grande. Anche questi non è che mi necessitavano perché ho il bagno, ce li ho già gli assorbenti, però di scorta vanno sempre bene, li usiamo. Quindi già che sono lì, comunque quando vado, visto che non vado spesso, faccio la spesa di quello che mi può servire in generale. Poi, mi autogiustifico. Poi ho preso, anche su questi c'era lo sconto del 70 sul secondo pezzo, quindi ho preso due ammorbidenti coccolino che sono i miei preferiti. Ho provato a cambiare, a prendere anche altre tipologie, avevo preso anche quello del DM, avevo preso il... insomma, altre tipologie di ammorbidenti, non mi fossilizzo, diciamo così, nel senso che comunque se trovo altro, un'offerta che se fossi proprio senza, che devo correre a comprarlo, non è che vado a comprare per forza il coccolino, ecco, non mi fossilizzo, però mi piace perché ha delle buone profumazioni. In più non costa neanche tanto, dir la verità. L'ultima volta avevo preso un boccetto, il boccettone grande in offerta, quindi in realtà ce l'avevo lì. Però, essendo che comunque a me piace e lo utilizzo, mi piace tantissimo anche questa linea Creation, che è quella con tutte le profumazioni particolari. Queste due non le avevo ancora provate e quindi ho detto, ma sì, dai, prendiamolo. Costava comunque poco perché adesso vi dico... 1,49€, quindi comunque è un buonissimo prezzo. Per 30 lavaggi, ma secondo me anche di più, cioè io non è che riempio tutto il tappo, faccio metà tappo. E ho preso Campanula Selvatica e Bergamotto, che ripeto non avevo ancora provato, e Viola Ciocca, non so neanche cosa sia, Viola Ciocca, vabbè, e Patchouli, questo qui. Il secondo mi è stato scontato del 70%, quindi anziché... cos'è? 1,49€, 40 centesimi circa, per cui ci stava tutto proprio, ci stava tutto, quindi presi e portati a casa anche loro, buonissimi. Tra l'altro ve ne parlerò in un altro video, un piccolo trucchetto per un profumatore d'ambiente utilizzando l'ammorbidente, ma ve ne parlerò in un altro video, non mischiamo le cose perché poi mi vengono in mente e vado. Poi ho preso anche questo, è uno di quei prodotti che utilizzo spesso, che ricompro, che quindi anche se in questo momento non mi serviva, ho voluto appunto acquistare perché era in offerta, esattamente, a 1,29€, anche questo mi sembra un ottimo prezzo, e ho voluto prendere questo qui che, aspetta, perché avevo scelto questo? Per il presidio medico chirurgico, non lo so, volevo cambiare, ho preso quello, avevo provato quello alla lavanda, quello invece con profumazione, quella più pino silvestro, qualcosa del genere, quella normale, questa insomma mi mancava, alla fine ho detto ma sì dai, prendiamo questo e buon ciao, e quindi niente, preso. Poi ho preso, per il momento sono tutte le cose meno interessanti, l'alcol, che credo sia uno dei prodotti a cui ho applicato lo sconto. Andiamo a vedere dove sta, credo, Ah, i fazzoletti costavano 1,39€ e uno sempre scontato del 70. Poi, vabbè, carta igienica, carta Scottex, ma dov'è l'alcol? Ah, eccolo, l'alcol costava 1,55€, gli ho applicato il 20% di sconto perché era uno dei pochi prodotti, anzi l'unico della casa, che non era scontato, quindi su cui potevo applicare lo sconto perché le altre cose erano già scontate, per cui non potevo, e allora anche se costava poco, gli ho applicato il 20, e niente, l'alcol quello al 90%, l'etilico denaturato, e diciamo che a me non piace tantissimo utilizzare l'alcol, però in certe
situazioni effettivamente è comodo perché asciuga subito. Quindi se avete l'urgenza di pulire magari il pavimento perché, che ne so, arrivano ospiti e avete il pavimento del bagno, non so voi, ma il mio è sempre una merda, non per colpa mia ovviamente, ma per quel maiale del mio moroso che veramente slercia tutto. Vabbè, capita che insomma l'alcol diventa molto più pratico e più veloce da utilizzare e quindi ogni tanto ci sta, e comunque averlo in casa può essere utile per qualsiasi cosa, anche per esempio per accendere il camino, lo utilizziamo alcune volte, per cui ci sta per quello che costa, preso. Poi, e qua arriviamo alla parte un po' più interessante. Allora, ho preso due mousse doccia di Dove, queste qui ormai famosissime, che tutte amano, che tutte hanno provato, che tutti ne parlano. Questa è più liquida, non so perché. Ah, oh no, forse è solo questione di sbattacchiamento. Vabbè, su queste c'era la promo del 70%, quindi una a prezzo pieno e l'altra scontata. Altrimenti non ne avrei mai prese due e probabilmente non le avrei proprio mai prese. Quindi io la prima volta che le acquisto solo esclusivamente per questo motivo, ed è una delle cose che già sono andata là che sapevo che avrei voluto perché l'ho visto in diversi video, e quindi ho detto ne approfitto proprio perché c'è la promo e quindi in questo caso mi conviene acquistarle. Se no, comunque, essendo io un amante del DM, come sapete, ci sono mousse doccia buonissime a pochissimo anche al DM, perché devo andare a spendere più soldi per queste. Ci sta per provarle una volta, ma se no non le avrei acquistate due, ne prendevo una magari giusto per provarla, ecco. Queste costano 2,98, che secondo me è un po' caro come prodotto. Aspettate che qua vedo Dove. Sì. Esatto, sì. 2,98 meno il 70%, praticamente sono 90 centesimi. Quindi nel complesso praticamente sono 4 euro per tutte e due. Quindi 2 euro e 2 euro va bene, ci può stare. E ho preso quella all'olio di cocco, morbidezza 24 ore, nutrimento profondo. Quello all'olio di rosa, questa qui. Queste tra l'altro sono comode anche per la depilazione, in realtà, quindi non solo come prodotto detergente, ma come schiuma non da barba, ma da depilazione. E sono molto curiosa di provarle. Qua dice di sentire la profumazione, ma io non sento niente. Tocca e senti, ma che devo toccare? Io non sento niente. Sinceramente non sento proprio niente. Che devo fare? Beh, non lo so. Comunque, diciamo che tra quelle che c'erano è quella che mi ispiravano di più. Ne ho un'altra in un kit, mi sembra di qualcosa con il riso o no, riso. Ma non l'ho ancora provata, per quello che dico non l'avrei acquistata, altrimenti perché avevo già quella da provare, mi accontentavo. Però, già che ci sono, prendiamole. Ma sì. Poi ho preso un detergente intimo perché mi sono accorta che di quelli in realtà non ho chissà che scorte, li ho perché ne ho, in realtà ne ho uno adesso in utilizzo appena iniziato di Ecos, e ne ho un altro di pH Bio in scorta. Non è che di tutte le cose bisogna avere mille robe, quindi secondo me averne uno di scorta è più che sufficiente. Però non volevo insomma ritrovarmi senza, quindi anche lì, già che c'ero, questi erano in offerta e ho voluto provare a prenderlo. Mi piaceva parecchio questo packaging, mi ispirava questo brand. Io non l'ho mai provato. Non è bio, anche se qua dice Green Pharmacy e Herbal Care e tutte queste cose qui, sembra quindi una cosa molto carina e quasi diciamo biologico, ma è tutta una cosa di packaging e di marketing ovviamente, quindi non credo che abbia proprio nulla di biologico, non credo proprio, anche perché l'INCI è abbastanza lungo in realtà.
però chi se ne frega. 300 ml di prodotto. Dov'è? 1,99 euro. Secondo me è un ottimo prezzo considerando la quantità. Bello grande. Mi piace anche l'erogatore così. Questo è salvia e allatonina lenitivo. Quindi niente, l'ho preso, lo proverò. E, ripeto, questo è il primo prodotto che prendo di questo marchio, di questo brand. C'erano tanti prodotti scontati, però non volevo esagerare. Insomma, mi sono soffermata su questo perché sapevo che non avevo niente, non avevo tante cose nelle scorte. Del resto, veramente ho la casa piena, per cui mi sembrava veramente esagerato ed eccessivo andare anche su altro. Ogni tanto ragiono. Poi ci siamo quasi, ultimi prodottini. Allora, ho preso sempre per il 70% di sconto due deodoranti di Dove, tra l'altro. Sì, è Dove. Dove ormai sta facendo delle cose molto carine che stanno piacendo, per cui è tutte che stiamo a provare questi prodotti. E allora non c'erano chissà quali profumazioni che mi intrigassero, sinceramente. Quindi sono andata sulla mela che mi ispirava e su Invisible Dry, quindi quello testato su 100 colori, che anche questo comunque io prima di acquistare quelli di Balea o quelli insomma profumati, era un periodo che in realtà acquistavo sempre solo deodoranti Invisible. Non di Dove, in generale qualsiasi Invisible trovavo, perché ho un sacco di magliette sia bianche che nere rovinate dalla patacca di deodorante sotto l'ascella, quelle nere con la patacca bianca e quelle le magliette bianche con la patacca gialla, un'oscenità. E mi gira il cazzo perché comunque io cerco di tenere tutte le cose bene, i vestiti bene, tutto quanto, e poi li rovino col deodorante e mi gira veramente le scatole. Per cui io ho detto, vabbè, prendiamo, visto che non c'erano altre profumazioni che mi ispirassero più di tanto, ho detto prendiamone uno normale, ecco. E quindi appunto ho voluto prendere questi due. Anche di questi io, forse in passato nella mia vita, sicuramente un deodorante Dove l'avrò già provato, però così a memoria non mi sovviene, non mi dice particolarmente. Questo è new, è nuovo, questa profumazione a quanto pare, nuovo una volta, ecco, però nel senso sicuramente questo non l'ho mai provato perché è una delle profumazioni, diciamo così, più nuove, quindi questo no. E questi li ho pagati. Ah, però 2,29 euro e il secondo sempre ovviamente meno il 70, quindi meno 1,58 euro, quindi siamo su boh, non lo so fare, comunque poco. Oddio, dipende sempre dai punti di vista, nel senso che se penso ai deodoranti di Balea a 1,19 euro, ovviamente questo costa molto di più. Bisogna vedere anche l'efficacia, perché come sapete quelli di Balea mi piacciono tantissimo per le profumazioni che hanno a livello proprio di efficacia per quanto riguarda il fattore sudore, quindi proprio come deodorante, ecco, alcuni di più, alcuni di meno. Io continuo a comprarli perché li adoro, a prescindere proprio per le profumazioni. Però magari con quelli di Balea a metà giornata non mi sento più così protetta e dico magari devo riapplicarlo, per essere sicura di arrivare a sera senza puzzare d'estate. Soprattutto adesso no, li uso tranquillamente senza problemi. D'estate magari. Quindi se questi costano di più ma sono più efficaci, vale anche la pena il prezzo. Vedremo, lo scopriremo solo vivendo e testando. Poi ho preso tre maschere in tessuto, ma non come mai. Tre maschere in tessuto della Skin Station. C'erano diverse maschere in offerta, ma sinceramente io non ho voglia di spendere tanto per le maschere, quindi mi sembra di aver speso già a sufficienza con queste che mi sono costate 1,50 euro l'una, vuol dire 4,50 euro 3 maschere. Per me
tantissimo, ma proprio tantissimo, 4,53 euro maschere, è una follia. No, non è una follia, però ecco, diciamo che io a me non va di spendere tanto, e quindi anche se so che ci sono maschere da 5 euro l'una, e per carità ci sono, e c'è chi le compra, ci mancherebbe. E magari fanno anche davvero il loro dovere, però non lo so, non è quel prodotto su cui mi va di investire particolarmente. Quindi per quanto mi piacciono, infatti continuo comunque ad acquistarle, sto abbastanza attenta, quindi le acquisto se sono in offerta, le acquisto se vedo che comunque ne vale la pena, le acquisto ragionandoci, diciamo così. Queste non le avevo mai provate, ho comprato l'ultima volta. Scusate, sempre da Tigotà, della stessa marca, i patch contorno occhi che devo dire mi sono piaciuti per il momento, poi testeremo, vi dirò poi tutto quanto, ne finite e quant'altro, però devo dire che non mi hanno dispiaciuto per il primo utilizzo che ne ho fatto. E comunque è un brand di cui ho sentito parlare. Perché io l'ho vista in offerta, ho detto, ma sì, dai, prendiamole, 1,50 euro, almeno mi sono tolta il pensiero, le provo, so se mi piacciono o non mi piacciono, so se ne vale la pena, e quindi poi so che cosa ricomprare eventualmente. 1,50 euro, l'ho detto 1500 volte, vabbè, ho preso maschera in tessuto con oro, anti-age con attivo filler, quindi questa qui. Cos'è che volevo dirvi? Non mi ricordo più cosa volevo dirvi. Ah, sì, certo, che tenere in mano questa, e questa è la prima cosa che mi ha un po'. Tenere in mano questa e tenere in mano questa, la sensazione è completamente diversa, ma non è questione della carta, cioè, non credo proprio. Questa la sento bella piena, bella. Che si sente che è imbevutissima di siero, di liquido all'interno. Questa la sento più asciutta. Sentite che rumore che fa rispetto a questa che si sente che dentro c'è tanto siero. Qui secondo me, non lo so, la sento proprio asciuttina. E questo vale per tutte e tre. Spero di sbagliarmi, spero vivamente di sbagliarmi, spero che ne valga la pena, ecco. Sicuramente, per esempio, con queste qua riesco a fare due applicazioni tutte. Magari con queste capiterà che riesco a fare solo un'applicazione. Magari, potrebbe essere. Boh, vabbè, vedremo. Vi dirò poi. Comunque, questa qui oro anti-age. Questa qui con tessuto nero al carbone attivo, illuminante e anti-inquinamento, anti-pollution. Questa qui. E questa con olio di avocado, emolliente nutriente. Olio di avocado, posso mai lasciarlo lì? Olio di avocado? Tra l'altro c'era l'olio di avocado vegetale, ma che ero quasi tentata di comprarlo, ma era un boccettino piccolo così, costava 4-5 euro. Ero tentatissima, poi ho detto no, fermati. Meno male. Comunque, vabbè. Questa qui, mettere a fuoco. Vabbè. Quindi altre maschere, yuppie! Poi, altro prodotto, dopo l'alcol, sul quale ho applicato il 20% di sconto, e qua ne valeva un po' più la pena, è questo prodottino qui, questo olio, dice olio essenziale puro, della marca Fragranteria, che io ero un po' che addocchiavo da Tigotà, ma ero sempre un pochettino titubante perché ho sempre pensato fossero fragranze per i deumidificatori, più da profumazione, se è Fragranteria. Poi, tra l'altro, questo brand fa le candele, fa tante altre cose per profumare l'ambiente, gli spray, diverse cose. Quindi quando ho visto olio essenziale puro ho detto, va. Poi però guardando il prezzo, 8,95 euro, cavolo, come lo giustificano questo prezzo? Probabilmente effettivamente è un olio puro. Quindi ho detto, ma sì, dai, proviamolo. Tra l'altro,
poi qua dentro c'è tutta questa cosa, grazie per aver scelto Fragranteria, quest'olio è parte di un'accurata selezione di essenze studiata per ridare lo spazio di natura di benessere, insomma c'è tutta quanta una roba che non vi sto a, a leggere, diciamo così, però parla degli oli essenziali disponibili, degli oli vettori, tra cui appunto quello di avocado, e come utilizzarli. Quindi ci sono anche i metodi di utilizzo, quindi ti dice umidificatore, diffusore elettrico, brucia essenze, bucato, cuscino, bagno, applicazione sulla pelle del viso e del corpo. E questo è scritto anche sulla confezione esterna. Quindi quando comunque ho visto che lo consigliavano di utilizzare sul corpo, mi sono un pochettino rasserenata, diciamo così, perché... Le fragranze, quindi i profumi, le essenze, diciamo, profumate, sono tossiche, non si possono utilizzare. Anche gli oli essenziali sono pericolosi, vanno gestiti in un certo modo, però sono utilissimi per comunque la cura della pelle. Io ho scelto la profumazione Yang Ylang perché dovrebbe essere, insomma, paradisiaca, ecco. E qua dice consigli da alcuni sulla confezione, alcuni consigli veloci, alcuni consigli d'utilizzo riconosciuti dalla letteratura erboristica. Per gli ambienti, 5 gocce diluite nell'acqua dell'umidificatore, del termosifone o in quella del diffusore elettrico per un'atmosfera distesa. Viso, 2 gocce emulsionate nella crema viso per ritrovare tono e luminosità. Capelli, anche questo è interessante, 2 gocce miscelate 100 ml di olio di cocco per un trattamento nutriente e protettivo. Quindi mi ha veramente incuriosito. Non c'è un INCI, ma l'unica cosa che c'è scritto è Yang Ylang, origine Indonesia, un olio essenziale che racchiude un'autentica forza di natura. In ogni goccia l'essenza più pura della Kananga odorata, nota fin dall'antica sapienza erboristica per le sue virtù rasserenanti e afrodisiache, e anche per questo ho scelto lo Yang Ylang. Nota: questo olio essenziale ottenuto dai fiori di Kananga odorata, puro al 100%, rappresenta un concentrato di virtù potentissimo. Per questo osserva regolamenti internazionali di sicurezza qui a fianco riportati. Qui a fianco riportati, però non so dove. Boh, forse qua dove c'è scritto pericolo, in caso di ingestione contattare immediatamente il centro antiveleni, non disperdere nell'ambiente, i due simbolini qui. E ho notato adesso, purtroppo, dico purtroppo perché non mi sono proprio accorta, pensavo fosse il classico formato 10 ml, ma invece noto ora che sono 7 ml, mannaggia la miseriaccia. Questo 8,95 € per 7 ml, secondo me è tantissimo. In realtà gli essenziali costano. Questo, pur non avendo una Ninci, qua mi dice Yang Ylang origine Indonesia. Non so se riuscite a vedere. Anche questo, ovviamente, mi ha incantato, essendo stata l'ultima mia vacanza. Con la mente sono ritornata là. Il potere, ovviamente. Il fatto che comunque mi dice dei regolamenti internazionali di sicurezza, mi dice che posso usarlo sul viso e sui capelli, non mi dà un INCI con dentro allergeni vari e mi dice solo Yang Ylang, mi dà tutte le note del pericolo, mi mette questo foglietto illustrativo dove mi spiega tutte queste cose, mi ha fatto ben pensare. E quindi alla fine, anche se ero un pochettino titubante, ho deciso di acquistarlo e di applicare il 20% di sconto. Il flacone è questo qui. Anche sul flacone non c'è scritto nulla se non olio essenziale puro di Yang Ylang. C'è scritto sempre pericolo. C'è scritto insomma, le varie indicazioni, queste qua. Non c'è altro. All'interno, cosa molto molto carina, c'è anche la pipettina, quindi veramente veramente carino anche questa cosa, che nella confezione ti mettono anche la pipetta, in modo che hai il contagocce molto preciso e non lo vai a sprecare, come a volte capita. Ecco, sono passata dall'1,90 € degli olietti di DM a questi, che quasi 9 € di olio, per tra l'altro neanche 10 ml.
mi sono insomma lasciata un po' incantare e ho detto o lo faccio adesso o non lo prendo più. Tra l'altro ce n'erano altri anche in offerta a 5 euro per dire, però erano oli che io già ho e quindi ho voluto puntare, spendere qualcosina di più, ma puntare su qualcosa che volevo, che mi ispirava tanto. Non l'ho ancora aperto, quindi non vi so dire nulla della profumazione, io spero vivamente nella profumazione. Che altro dirvi? Niente, vi aggiornerò poi, se li avete già provati, sapete darmi qualche indicazione in più su questi oglietti, fatemelo sapere perché io sono sempre alla ricerca di oli essenziali, è difficile trovarli economici e puri, realmente puri, diciamo così. Non lo so, ero ispirata e quindi l'ho voluto provare. Tra l'altro anche dal DM, comunque adesso che mi viene in mente, c'è un reparto dove tra l'altro ci sono non quelli che ho preso io a 1,90 euro, 1,99 euro, che uso per profumare case così, quindi poco mi importa quanto siano puri. Però se volete qualcosa che vada sulla pelle, ovviamente qualche accortezza in più è bene averla. Qua me lo indicano, quindi io vado tra virgolette serena, diciamo così, anche perché comunque mi spiegano dell'olio vettore, tutte queste cose, quindi boh, io ci spero, continuo a blaterare, ma perché la mia speranza è quella che sia un prodotto valido. Se l'avete provato, fatemi sapere. Poi cosa c'è? Ah, ok. Ultimi due prodotti sono i due prodotti che ho scontato con appunto sconto del 20% per cura della persona. E sono quelli che appunto sapete che quando andate a Tico Dace c'è tutta la parte della casa. Poi la parte più interessante, quella profumeria e dove c'è appunto il make-up, skincare e quant'altro, è di là. È sempre alla fine, prima delle casse praticamente, quindi tutte le volte perdo un sacco di tempo in tutti gli altri reparti e arrivo lì che sono sempre di corsa e guardo tutte le cose troppo alla svelta e come appunto è successo anche in questo caso, alla fine ero in ritardo e quindi ho preso su al volo, non dico le prime cose che ho visto, ma quasi. Ho preso il... Tra l'altro vedo adesso che c'è un'etichetta attaccata sopra. Ma che diamine è? Vabbè, questo di Himalaya, detergente viso stringente al mandarino, non l'avevo mai provato, però i prodotti di Himalaya qualcosa ho provato negli anni, devo dire che a me soddisfano, costano poco, ci stanno. Il fatto che fosse stringente al mandarino è la cosa che mi ha convinto, io al contrario magari tante altre persone. Invece faccio molto caso alle profumazioni e a quello che hanno all'interno per decidermi magari ad acquistare un detergente. Se fosse stato scritto magari all'aloe, mille robe all'aloe, non l'avrei magari preso. Il fatto che c'è scritto mandarino, già. E vedo che appunto ci sono delle etichette attaccate sopra. Boh, non voglio fare i pasticci, quindi non vado a staccarle. Comunque, questo costava 4,29 euro. Secondo me un po' tantino, a dir la verità, per quello che dico che non ci ho ragionato bene, perché avrei potuto magari andare a guardare qualcos'altro, però vi dico la verità, io volevo prendere qualcosa di dei brand, diciamo, tipo Naobei, Le Driadi, quelle cose lì. Quando mi sono ritrovata lì, non sapevo su cosa puntare e non avevo voglia di spendere tanto, vi dico la verità. Ho già preso diverse cose, quindi ero veramente indecisa. E alla fine ho detto, no, cosa prendo? Non ero convinta e non volevo pentirmi poi di aver preso una cosa che non che non mi serviva perché niente mi serve, però magari di aver speso troppo per un prodotto senza ragionarci troppo. In realtà, questo secondo me per quello che è costicchia. Con lo sconto del 20%, vabbè, l'ho pagato 3 euro e qualcosa, quindi comunque ci può stare, considerando che un detergente viso, un buon prodotto, sono 150 ml, non è che è un prezzo esagerato. Quindi qua mi sono lasciata convincere. Già se stavo sulle Driadi, magari dovevo spenderne 9, per dire.
E già lì magari mi andava meno bene come cosa. Siccome non ero convinta, ripeto, ho fatto le cose un po' così alla svelta e ho preso su questo e vabbè, speriamo che sia valido. E poi, visto che ne ho sentito tanto parlare, ho acquistato la famosa mousse detergente di Naobei, questa qui, di cui ho sentito meraviglie. Anche questo il prezzo non è alto per essere questo un prodotto biologico certificato, perché è certificato EcoCert Cosmos Natural. Quindi, per essere un prodotto biologico, il prezzo che ha di 4,99 euro è più che, cioè, va più che bene. Non avrei preso un'altra mousse, perché appunto ne ho diverse e sinceramente. Ci sono anche quelle di Balea che secondo me sono molto valide anche se non biologiche, ovviamente a un prezzo inferiore, non essendo biologiche, quindi massimo 2 euro. Anche di Malaya, la mia prima mousse in assoluto che ho provato era una mousse di Malaya verde che avevo pagato pochissimo, 2 euro. Per cui in realtà questa non l'avevo ancora comprata proprio per quel motivo. Siccome però continuo a vederla nei video di ragazze che seguo che ne parlano molto bene e piace a tutte, mi sono lasciata convincere e quindi per lo stesso motivo non mi andava di spendere tanto, ma volevo un prodotto che col 20% mi permetteva di provarlo spendendo un pochettino poco, quindi togliermi lo sfizio. E allora sono andata su questa, che so che comunque è una certezza, cioè questo l'ho preso proprio un po' a casaccio, cioè l'ho visto, ho detto sì, però ragionandoci adesso dico 4 euro dovevi spendere per un detergente, cioè prenditi un'acqua micellare che le usi, magari le consumi anche di più, prenditi non lo so, solo che veramente lì nella confusione di tutto, cioè quello che vedevo che magari diceva bello questo, però ne ho 1000 e costa tanto, quando lo sconto comunque lo pago sempre di più di quello che magari avrei voluto spendere per quel tipo di prodotto. E quindi alla fine ho fatto questo tipo di ragionamento, ho preso delle cose che costavano meno, scontando comunque anche quelle, ma delle cose che sono sulla soglia, no? Tra low cost e già troppo, per le mie aspettative ovviamente, per il mio portafoglio, per quello che so che poi io acquisto, e che sono lì. E quindi ho detto, magari nell'indecisione con lo sconto, sì, dai, le provo. E quindi è andata un po' così. Vabbè, comunque mi sono portata a casa anche questa qui. Ora sono molto molto curiosa di provarla. Però, siccome appunto ho in uso altre cose, non sarà certo tra i primi prodotti che andrò a utilizzare. Stavo controllando se avevo una scadenza o un PAO. Ah, ed ha un PAO di 12 mesi, quindi boh, posso lasciarla anche lì tranquillamente. E niente, questo è tutto, questo è stato il mio shopping da Tigotà, sono andata un po' lentina, mi sono resa conto che ho chiacchierato un po' troppo, spero, insomma, porterete pazienza, spero che alla fine i video, anche se sono un po' così chiacchierati, vi possano, insomma, piacere, a volte mi rendo conto che è più comodo mostrare, dirvi ho acquistato questo, senza starvi a spiegare la rava e la fava, che magari a voi non ve ne frega niente del ragionamento che ho fatto io, però è una. Mi rendo conto che è un'autogiustificazione a volte, perché magari nel mostrarvi una cosa mi rendo conto di dire, ah cavolo, questo 4 euro, perché l'ho preso? Ogni tanto magari non lo sai neanche tu come cavolo hai ragionato. E quindi nel fare il video cerchi di spiegarti e di dire, no, ma io ho fatto questo ragionamento, così cos'ha, l'ho comprato per questo motivo, che magari a voi non interessa, e lo so, mi dispiace, perdonatemi. Questo lavoro di sulla sintesi è ancora lungo, però cerco di mettercela tutta e nulla, insomma. Adesso cerco di stringare anche con i saluti, perché anche quando devo salutarvi che è finito il video, dai Martina, su, ciao! Niente, dai, io insomma vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao!